Orchestrasse chi? Nostro di Radio Sherwood. Altro di battenza. Casualmente, eh. Ecco voi la testa di cazzo. Salve. Ufficiale? Ufficiale, ovvio. Hai passato? Ovvio. Fantastico. Qua ci suonavano, ma i vicini hanno rotto le balle come al solito. Fantastico. Ed ecco voi, Dario Antonietti. Protesto di cazzo. Scherzavo, Antonetti senza la I. Quindi Antonette. 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 Sì, Antonietto. 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 Vabbè. Un saluto, grazie. L'orchestra Balzec, ma soprattutto il grande Dario Antonetti che la guida, ovviamente il suo estro creativo ormai da 2 anni, sono 2 anni che... Beh sì, 1 anno e mezzo di concerti insieme, ecco. due anni di sala prove, via, si può dire? Sì, sì. Di Cuba Libre più o meno. Due anni di Cuba Libre, sì. Ecco, siete qua anche perché questa sera sarete in concerto con il Cino, a Conegliano Veneto, raccontate insomma dove andate a suonare precisamente, così vengono a sentire la vostra... Sì. Al completo, diciamo, non una versione acustica, che è quello che tu sentirete qua. Sì, siamo in un bar che si chiama Radio Golden. Radio Golden Club. Radio Golden Club, in piazza San Martino, sì, a Conegliano. Dalle 18. Ecco, anche questo è importante da ricordare, perché sì, anche l'orario è particolare, perché la gente verrà lì per alzare. Esatto, sì. Orario aperitivo, sì, e se ne fotteranno altamente di noi, ma noi ci faremo sentire. Anche noi, sì. Esatto. Per cui. Insieme suonerete anche questa canzone che state per fare. Ovviamente. L'estetica del cane. Voilà. Dario Antonetti. E l'orchestra Valsecchi. L'estetica del cane dice che in altri momenti ti avrei fatto a pezzettini con tutti i miei denti. L'estetica del cane. L'estetica del cane. Non lascia adito a dubbi, con metronomica precisione, scodinzola al tempo che rimane. L'estetica del cane e la luna è un buon pretesto per appaiare. Meditare per poi non capire niente. Conosci-
una grande orchestra. L'orchestra più numerosa del mondo, credo. No, sì, comunque si completa così o manca qualche altro elemento? Beh, manca il maestro Valsecchi, al quale... quello che rappresentava l'orchestra. Sì, che tu hai conosciuto l'ultima volta che sono passato di qua. Ti ricordi che mi accompagnava la chitarra, maestro Valsecchi, e che dopo poche prove di tutta l'orchestra si è bellamente defilato, adducendo scuse tipo vado a studiare il giapponese, cose improbabilissime. Avevi detto che si era suicidato, no? No, ci ha provato, ma non trova il metodo giusto. Per il momento si sta provando col giapponese, è un buon metodo. Comunque, se volete vedere l'orchestra Valsecchi, appunto nella persona del maestro, potete farlo nel video che adesso è online su sharewood.it. Oh, si ascoltasse in questo momento. Invece si farà un altro video da questo live oggi, perché c'è una telecamera che dall'alto arriva e ecco. Luca, è grandioso. Aiuto. Siamo circondati da telecamere, siamo anche intercettati telefonicamente. Il grande fratello praticamente. Esatto, esatto. Allora, insomma, questo ritorno del figlio dell'estetica del cane, Dario, l'album che tu riporti, perché insomma è riedito grazie all'etichetta Ululati Calendar Brand di Passarella. E sì, è una versione riveduta e corretta dei tuoi brani con tre bonus track in più rispetto alla prima edizione. Ma ti volevo chiedere come mai la scelta di rimettere mano a quel disco e invece di non farne uno nuovo, visto che comunque avevi la possibilità di avere una produzione, oppure la produzione era volta proprio per quel disco? No, io avevo la necessità di ristamparlo, perché comunque la prima edizione era stata fatta, era un'autoproduzione uscita in 500 copie che nel giro di un paio d'anni sono finite, e quindi lo volevo ristampare e ho trovato questa possibilità di ristamparlo tramite l'etichetta Ululati dall'Underground, che mi ha chiesto di riaggiornarlo con l'inserimento di qualche bonus tracks. Quindi così ho fatto e l'occasione è venuta buona anche per cambiare il titolo, Il ritorno del figlio dell'estetica del cane, quindi è una ristampa, però si pone anche un po' come qualcosa di nuovo, anche perché io lo sento ancora attuale per quanto mi riguarda questo disco, questi pezzi. Li stiamo suonando insieme, ci divertiamo e quindi mi piaceva continuare a portarli avanti. Mi trovo ancora, per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, attuali. Poi i pezzi nuovi che nasceranno con l'orchestra avranno una loro vita propria quando sarà il momento. Ma quindi lo titolerai Dario Antonetti e Orchestra Valsecchi? Ma non lo so, vediamo, poi decideremo insieme cosa fare. Cioè, questo è un disco solista nato prima della nascita dell'orchestra, quindi ho voluto mantenere questa connotazione. Poi è simpatico, no, perché ci presentiamo il cantautore psichedelico Dario Antonetti e l'inossidabile Orchestra Valsecchi al vostro servizio. La presentazione non finisce mai, c'è della psichedelia anche in tutto questo. C'è da dire che questa è una sintesi del vero titolo. Esattamente, sì, sì. Poi ci sono, perché poi c'è il bambino prodigio Lorenzo Tarantino, quella gran testa di minchia del batterista Lorenzo Conti. Testa di cazzo. Testa di cazzo, dipende dalle regioni. Dipende. Poi, ecco, adesso se vuoi presentare i tuoi amici. Sì, dai, si presentano da soli. Va bene. Faccia lei, dottore. Io sono Lorenzo, il batterista. Lorenzo Valsecchi, ovviamente, il batterista. Che oggi invece suonerà. Una grattugia rubata al nostro caro amico Mauro Furlan, lui non lo sa, gliela darò stasera. Mauro, scusa, abbiamo preso la grattugia, stasera te la mettiamo, tranquillo. Mauro, siamo persi l'autostrada. E poi... Io sono Paolo, improponibile bassista. Esattamente. Paolo Rappisarda in Valsecchi. Sì, Valsecchi. Possiamo dire ex bassista dei Camon Kimono, fantastico gruppo brianzolo degli anni 80 e 90. Anche 2000. Anche 2000. Chi lo sa.
Chi lo sa? Salvo complicazioni. Salvo complicazioni. Invece io sono Lorenzo Tarantino, cosiddetto bambino prodigio, anche se da quando sto con l'orchestra un po' più bambino, un po' meno prodigio del solito. E la cosa mi piace comunque, bello. Sono venito positivamente. In meglio. In meglio. Non so se volete proporre magari L'omino vegetale, che è una canzone poi di tempo fa, no? Che è stata attualizzata. Sì, 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 certo. È una canzone che faceva parte del progetto Uomo Vegetale, Vegetable Man Project, dedicato a Barrett, e niente, dai, ci possiamo provare, why not? Gialle, suono il blues dell'orchestrina, passeggio per le strade coi piedi di plastichina. Ora vado a metter su dei pantaloni di velluto blu, una camicia colorata, pane, zenzero, marmellata. Sono il figlio dei Pink Floyd. Vegetali siete voi. Orchestra è un vulcano. Peccato che volta facciamo diverso. Peccato, sì, che prima o poi esploderà, però. Dario, ti chiedo, qual è stata l'ultima canzone che hai scritto che ti ha convinto rispetto a questo disco, questo ultimo disco? Ah, rispetto all'estetica del cane? Sì, sì, sì. L'ultima canzone che ho scritto in ordine cronologico? Mi chiedi troppo. Aspetta, no, sicuramente è canzone d'amore per una testa di cazzo, perché mi pare di ricordare che gli altri brani sono stati scritti prima, quando sono entrato in studio c'erano già, mentre quel brano lì, canzone d'amore per la testa di cazzo, è venuta durante le fasi di registrazione, ed è un brano che mi piace tanto, tra l'altro. Io ti ho conosciuto durante la registrazione. E lui mi ha conosciuto durante la registrazione, sì, si è messo a ridere per un quarto d'ora, ho capito che era il batterista della mia. Praticamente sono entrato in studio e mentre diceva Bau Bau, e sono scoppiato a ridere. E rido ancora adesso, dopo 2 anni, tutte le volte che la sento. Ma infatti volevo capire cosa era successo durante l'ultima canzone. Quindi sei tu che...
hai bloccato, diciamo, l'istinto compositivo. Ah, perché tu dici questo non fa più dischi, fa ristampe. Beh, probabile. Ci urla nel manico. Un po' tolto sicurezza con quella risata, lunga 2 anni. Dico. Sì. Ma no, guarda, devo dire che devo dire che l'estetica del cane per me avrebbe voluto rappresentare la fine di un percorso. Cioè l'inizio di un nuovo percorso come solista, ma anche la fine, perché volevo mettere la pietra tombale sulla Dario Antonetti musicista e dedicarmi ad altro. Solo che poi sai come fanno, come vanno queste cose, non è mai possibile attuare i migliori propositi. E quindi mi ritrovo ad andare avanti. Poi questi tre. Sì. E i pezzi, poi i pezzi nuovi. Non ha, per un sacco di tempo non ho avuto né voglia né motivazione per fare i pezzi nuovi. Adesso con loro la motivazione c'è. E quindi si arriva. Bene, bene. E sì, poi ci farei anche una canzone nuova. Sì, certo. Vuoi farla adesso? Prova adesso, prova adesso. Cosa facciamo? Prova adesso. Bene, abbiamo 2 o 3 nuove, ma sono tutte così abbozzate. L'ultima che è nata ieri in autostrada. Ok. Dai, sì, facciamo adesso, proprio l'ultima. Vai. Si chiama Videocitofonami. Non sentirete il grattugio in questo pezzo. Oppure no, facciamo un'altra. Facciamo un'altra. Questo è uno scherzo autostradale. Magari la facciamo alla fine. Magari. Okay. Oppure la sentiranno stasera dalle 6 in poi, che sicuramente la improvviseremo. Stasera avevamo intenzione di farla, sì, però facciamo luna di Venere. Facciamo le prove qui. Facciamo luna di Venere allora. Luna di Venere. Può andare? Sì. Ok. Wow. Non comincia qui. No. Occhi di corallo preparerò del tè nella calda penombra della tua stanza. Io non comprendo il senso delle tue parole. No!
Ma questa cosa, bellissima. Questa voce mi sembra di conoscerla. Soprattutto non ci aveva mai detto niente. Temo di sapere. Questa cosa. È stata una sorpresa. Dai, un peccato che oggi dobbiate andare. Sì. Velocemente, insomma, come si chiama, dove è il paese? Conegliano. È un peccato, però guarda, la prima seduta di registrazione che faremo, registreremo dei jingle dell'orchestra Valsec per Radio Sherwood. Grande. E te li faremo avere sicuramente. Grandissimo. E allora, insomma, Dario, io ti volevo chiedere una domanda, ti volevo fare una domanda che... Fammi la risposta. Sembra particolare, però. Voglio proprio sentire cosa mi risponderai. Quando ti alzi la mattina, qual è il tuo primo pensiero? No, guarda, lasciando perdere stamattina, Dario, lasciamo perdere. Cosa? Ascoltare Radio Sherwood. Ascoltare Radio Sherwood, mi suggeriscono dalla regia. Sì, caspiterina, il primo pensiero è porca puttana. Il secondo... Ancora. Il secondo è... vabbè. Poi mi lavo la faccia. E, ma niente di particolarmente profondo, cioè diciamo che per le prime due ore della giornata sono abbastanza così nebbioso. Poi succedono sempre un sacco di cose che mi trascinano altrove e non necessariamente ciò significa che io debba usare la parte migliore del mio cervello. Poi quando finalmente torno a casa svengo sul divano. Che vita d'inverno. Non lo vedete, ma hai il magrone, dai. Il primo momento bello della giornata è alle 4 del pomeriggio quando vado a prendere la mia bambina che esce da scuola. Ecco, è... A 7 anni, sì. Ma adesso ha messo su una sua band? Ci stiamo arrivando. No, beh, è presto, però ascolta musica, volentieri, poi fa danza classica. Ecco, l'ultima volta provavi le tue canzoni assieme a lei, l'ultima volta che sei venuto, prima di venire, ti hai raccontato che... Sì, perché è vero, ai tempi aveva imparato a memoria Lumino Vegetale e qualcos'è l'estetica del cane. Poi mi cantava Povero illuso, povero scemo. Adesso ascolta Vinicio Capossela, forse è meglio così. Qual è il tuo più grande sogno? Il mio più grande sogno sarebbe di poter finalmente dedicare buona parte del mio tempo allo studio della cosmologia, ma questo è un sogno che non si realizzerà mai. Quello di riserva? Quello di riserva è continuare ad andare in giro con l'orchestra Valsecchi. E quell'altro magari da mettere in cantiere è quello di trovare una piccola baita di legno o di sasso in montagna e salire di quota e scendere raramente. Bello. Su questa baita insomma non scriverei. Sì, oppure non scriverei più niente perché non avrei più bisogno di scrivere niente, non lo so. Allora, vabbè, sai, ci sono gli uccellini che cantano, le pecore che... Le capre che... Sai quante canzoni vengono fuori con questo? Sì, sì, certo. Quella di Pink Floyd. No, le premesse sono buone. Già due giorni in Veneto, non so quante ne abbiamo scritte. Sì, sì. No, noi siamo produttivi quando siamo in autostrada. Chilometri in autostrada, non abbiamo grandi cose da dirci e allora spariamo un sacco di... canzoni. Oggi appunto abbiamo creato quell'opera su Padova per clavicembalo e arpa celtica, interessante, sì. Dai, allora ricordiamo insomma, questo disco riedito e adesso si può trovare Il ritorno del figlio dell'estetica del cane grazie a un lapide all'underground
che lo distribuisce come? No, non lo distribuisce. No, l'unico sistema è venire ai concerti dell'Orchestra Valsecchi a Conegliano Veneto, ovunque si trovino, oppure cercare Orchestra Valsecchi o Dario Antonetti in internet, si trova YouTube, MySpace, da qualche parte c'è un contatto per scrivere o telefonare. Ecco, ad esempio, oppure si possono scaricare i brani senza andare a cercare i CD. Te li puoi scaricare dal sito www.orchestravalsecchi.it. Lì ci stanno tutti i brani che ci sono sul però CD. Sì, sicuramente però è più bello venirvi a sentire. Poi sicuramente, sì. Sicuramente. Esatto. Dai, cosa ci proponete adesso da questo il ritorno delle stiche del cane, del vinto? Cosa possiamo suonare? Chiocciolina. Chiocciolina? Va bene. Va bene. Mm-hmm. Maestro? Alla fine potete dire i contatti. Ok. Sì? Okay. Maestro. Prego. Vado io? Sì, vado sì, a lei? Va, andiamo tutti. Prova adesso. Grazie a te. Alta cultura. Beh, però
però è interessante fare un pezzo con il testo, sono dei numeri, no? Che poi per la legge dei grandi numeri vogliono sempre dire qualcosa, anche quelli piccoli. Sì, la cosa che è strana è che tutti vanno sull'hip hop quando lo fanno, quello spot lì. Ah sì? Sì. L'unico che l'ha fatto blues, addirittura, è stato Mr. Harry da Varese. Ma dai. Insomma, parliamo di questo disco allora, che è la riedizione di un album uscito 2 anni fa, è un autoprodotto che tu hai regalato praticamente. Sì, sì, proprio per scelta le prime 500 copie, la prima edizione l'ho regalata. Ecco, non avevo voglia di vendere un disco che... così, che sentivo particolarmente importante per me, quindi volevo fare un regalo a quelli che ritenevo fossero interessati ad ascoltarlo, quelli che manifestavano di essere interessanti. E succede ancora adesso anche con la ristampa, anche se in realtà dovrei venderlo, però va a finire te lo regalo, sì. Ma tu quando vivi la tua musica, la proietti in una dimensione parallela alla tua vita? No, beh, per me la musica, anche quando sono impegnato sul lavoro che devo pensare ad altro, comunque la musica entra sempre in qualche modo, perché ci penso costantemente, anche se anche nel senza volere c'è una parte del cervello che è sempre lì. Confermiamo. Che macina. Confermo, no? Sì, sì, confermo. Vale lo stesso anche per voi, immagino, no? Cioè, uno che suona comunque ha sempre il cervello un po' impegnato, anche se sta cucinando, anche se sta programmando un computer, sì, o recapitando la posta, magari. Magari non tutti sono così creativi e produttivi come sei te. Ma per favore, stia al suo posto. Andiamo a scendere, non si allarghi. Non si allarghi. Dario, ma la tua Il tuo registri sempre i messaggi in segreteria? Ah, a volte sì. Sì, quando adesso lo facevo tempo fa, quando mi veniva una buona idea mi telefonavo a casa dal cellulare, me la canticchiavo e me la lasciavo sulla segreteria. Ottimo. È un po' che non lo faccio, anche perché adesso è un po' che non ascolto la segreteria. Beh, magari ci sono dei brani interessanti in quella segreteria, ascoltalo. Sì, può darsi. No, però adesso... adesso mi capita diversamente, se ho una buona, una cosa che ritengo una buona idea, me la fisso e poi appena arrivo a casa prendo la chitarra e me la... Oppure c'è Tarantella che scrive. Oppure chiamo Tarantella che ha sempre carta e penna e dico: Tarantino, ascolta, c'è questa cosa qua, piegoli, però, pa, e lui mette giù un attimo lo spartito. Esattamente. Mi serve qualcosa per un piccolo... È per quello che è un bambino prodigio. Grazie. Qual è stato il tuo primo album dei Pink Floyd ascoltato e che cosa accadde quel giorno? Wow. Perché tu dopo 30 anni sei ancora lì. Guarda, dunque, il primo album che ho ascoltato dei Pink Floyd con la consapevolezza che stavo per ascoltare un disco dei Pink Floyd, anche se non sapevo ancora chi fossero, è stato Dark Side of the Moon. Avevo circa 13 anni, era uscito da poco, perché sono vecchio. E niente, ricordo che ero venuto a casa da scuola con questo disco prestato da un compagno di scuola, metto sul giradischi e improvvisamente è scattato qualcosa, no? Però poi mi sono reso conto che da lì poi sono andato ad acquistare, a cercare gli altri dischi che prima, poi ascoltando Omma Gamma mi sono reso conto che anni prima, quando ero ancora in fasce, avevo ascoltato Astronomy Domine da Omma Gamma. Avevo ascoltata da una cassettina un fritto misto di varie cose e tra le varie cose questa era una musica che mi aveva lasciato qualcosa, no? Mi ha lasciato un'impronta. Quando l'ho ritrovata successivamente ho scoperto che era dei Pink Floyd, sono stato ancora più appagato del fatto di averla ascoltata. Senti. Bene. A chi avresti regalato comunque il tuo cuore di ascoltatore se non avessi
amato i Pink Floyd. Ma ai, ai tempi avevo sul piatto a pari merito tra Pink Floyd avevo i Genesis. Ascoltavo tantissimo i Genesis, quelli di Peter Gabriel per intenderci. E poi mi piacevano tantissimo, mi piaceva molto George Harrison, George Harrison da solo. Ma se sei vecchio. Sì, caspita, i Rolling Stones mi sono sempre piaciuti. Ma ci hai sempre mentito sulla tua realtà comunque. Certo. Non ce l'hai mai detto queste cose. Non ti ho mai detto che ho 63 anni, però. Ma come va il Vegetable Man Project? È uscito il volume 6, l'ho pubblicato qualche mese fa e diciamo che va a livello di interesse da parte dell'esterno, c'è sempre interesse sia da parte di gruppi musicisti che vogliono partecipare, sia da parte di, così, di gente che mi chiede copie per recensione, per approfondire, ogni tanto mi telefona qualcuno per un'intervista o cose del genere, quindi l'interesse si mantiene. E ricordiamo che insomma, metti insieme diversi gruppi per fare una diversa versione di Vegetable Man. Anzi, ho appena rilasciato un'intervista su Radio Rai 2 con, da John Vignola, mi ha chiamato il telefono qualche giorno fa. E poi c'è questa proposta di inserire così uno spazio dedicato a questo progetto all'interno di una pubblicazione che uscirà, che sta per essere curata da un Pink Floyd Fans Club qui in Italia, che dovrebbe parlare i Pink Floyd in Italia, tutto quello che c'è, che gira intorno, il Fans Club, concerti fatti dai Pink Floyd, eccetera. E mi hanno chiamato per dedicarmi uno spazio all'interno di questo progetto, quindi in corso d'opera. Ma secondo te avresti fatto una cosa del genere per dire con i Genesis o con i Rolling Stones? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Dai, cosa ci proponete adesso? Cosa proponiamo adesso? Bach. Vada maestro. Potremmo fare attuale. Facciamo miliardi di stelle, ok, in versione soft. Ah, ok, ci metto un effettino. Tu la suoni, io la canto. E io reggio la chitarra. Mi ascolto. Scusate. Aveva un gatto, un cane e
sorelle più anziane che sulla luna con le scarpe vecchie non volevano lasciarlo andare. Sotto un cielo di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi di stelle. Sotto un cielo di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi di stelle. Sotto un cielo di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi, di miliardi. Fu l'estetica. Insomma, Dario, come fai a difendere, diciamo, le tue canzoni dalla musica commerciale? Ma no, non le difendo, non c'è confronto, non c'è lotta. Cioè, voglio dire, le orecchie, insomma, si chiudono quando senti delle rumori troppo. Ma guarda, io ascolto un po' di tutto. No, preferisco la musica che mi piace, però a volte capita anche di ascoltare musica commerciale così per caso, perché c'è acceso una radio, perché... E a volte, ecco, vedi, a volte capita anche di trovare qualcosa di interessante anche nel commerciale. Ad esempio? Ad esempio, adesso mi coglio impreparato. No, un fan accanito di Ramazzotti ultimamente. No, però, con tutto il rispetto, però... che ne so, Francesco Tricarico è commerciale, però mi piace, perlomeno mi è piaciuto il suo primo disco, quelli che ha fatto dopo un po' meno. Parlavo con loro ieri, la disco music anni 70, che ai tempi evitavo come fosse la peste nera, riascoltandola adesso mi rendo conto che era suonata bene. Era ben suonata, ben arrangiata, ben costruita e molto così, c'era il principio di economia e di efficacia, no? Cose... Poca spesa, massima resa. Poca spesa, tanta impresa, sì, quelle cose. Ma tornando al tuo disco, vorrei che raccontassi il momento che a livello di ispirazione è stato più interessante. A livello di ispirazione per la costruzione di questi brani, tu dici, dell'estetica del cane, è stato, diciamo così, in generale è stato un momento di grande sconforto dovuto alla morte traumatica del mio gruppo Effetto Doppler, cioè nel senso magari è un gruppo che si è estinto in maniera... naturale, causa sopraggiunti limiti di reciproca collaborazione, no? A un certo punto ognuno tendeva ad andare per la sua strada. Io l'ho vissuta in maniera un po' traumatica perché ho visto che finivano anche delle amicizie, non finiva solo un progetto musicale, anche se senza litigare, se non ci sono stati né litigi né discussioni, però ho capito che erano persone che non avrei più frequentato, no? E quindi questo mi ha fatto un po', mi ha lasciato qualcosa, un po' di amaro in bocca, e da qui la necessità di finire, di troncare con un percorso e cercare di dedicare il cervello ad altro, oppure continuare per un breve tratto, appunto doveva essere questo, per dire no, ho ancora qualcosa da dire, lo dico da solo, lo faccio come voglio io, senza compromessi, e poi ciao. E quindi c'è un po' questo, c'è un po' di ci sono un po' di menate esistenziali autobiografiche in questo disco. È, è, è,
è nato un po' come se fosse una medicina per una cura, ecco, una cura per evitare una depressione da distacco, diciamo così. Vabbè, dai, adesso cosa ci proponete? Cosa ci proponiamo? Ci proponiamo. Ci proponiamo di... Potremmo proporre... neanche... Se tu fossi... Neanche un elefante, dai. Neanche un elefante che è simpatico e carino. A noi piace. Falegname, non lo si trova più, neanche a pagarlo. Devo aggiustare un pannello, è un vecchio modello. Lo fanno più, non lo fanno più. Non si trova più neanche un falegname. Non lo si trova più neanche a pagarlo. C'era anche il maestro Valsecchi, veramente trionfale. Un saluto al maestro che giace sul divano, il maestro che giace sul divano in memoria di tanto Spiro. Insomma, adesso mancano 5 minuti, poi magari sì, dopo la pubblicità torniamo per altri 3 minuti, non so perché 3,
giusto quei tre minuti di prima. Prima. Esatto. Dai, quando ti siedi, imbracci la chitarra e stai lì tranquillo per scrivere una canzone nuova, chiudi gli occhi. Che cosa ti viene in mente? Ascolta, se chiudo gli occhi non vedo la tastiera e non riesco a suonare. Secondo, quando imbraccio una chitarra non sono mai tranquillo, perché non so, non è che sia molto esperto in materia, e in genere non accade mai che mi siedo con l'intenzione di scrivere una canzone. In genere le idee mi vengono quando sto facendo altro, quando sto guidando la macchina, molto spesso, da qui la necessità di telefonarsi a casa sulla segreteria. Oppure c'è poco da suonare la campana, oppure che stavo dicendo? La segreteria, ti segreteria, certo, al giorno d'oggi serve. Oppure quando sto facendo altro, quando lavoro, quando meno me lo aspetto, mi viene un'idea. Oppure quando mi accade qualcosa, no? Tipo canzone d'amore per testa di cazzo, è nascere un episodio accaduto una sera durante un concerto. E il pugno in faccia non l'ho preso io, l'ha preso un ragazzo che stava suonando con un altro gruppo, e sono rimasto un po' scioccato da questa cosa, e niente, è nata questa canzone. Che poi dopo i testi, sai, c'è un'idea e poi l'evoluzione poi porta anche lontano dall'idea originale. Ma poi anche quando hai registrato le canzoni diventano completamente anche diverse le versioni che fai dal vivo. Beh, certo, anche perché sì, considero che il disco l'ho registrato senza orchestra, registrato da solista, mentre poi dal vivo c'è l'apporto dei grandi musicisti che ho trovato lungo la via, e quindi c'è spazio al bambino prodigio, le ritmiche sono state riadattate dai ritmicisti, si può dire ritmicisti? Sì. E volevo chiedervi di fare appunto quella canzone che dicevate all'inizio, quella canzone nuova che Beh sì, non abbiamo ancora ben definito nulla, sì, tranne che si chiama Videocitofonami. Videocitofonami, diciamo il testo. Il titolo c'è. Canzone sì. No. È un abbozzo, chissà cosa diventerà, magari non diventerà nulla. Proviamo. È uno scherzo, così. Un esperimento. È un esperimento per gioco, è la psichedelia d'altra parte. One, two, three, four. Oh.
sa, prova, sa, prova, appunto, a trovare. Madonna, sono rimasto sconvolto. Diciamo. È venuta bene. Dai. Oh, sì. Fantastico. Ma come ascolta questo pezzo. Io voglio lo spot su questo pezzo. Basta già. È già nell'elite. Promosso. È troppo stupido? È bellissimo. Davvero? È bellissimo. Oh, in anteprima ce l'hai, eh? Sei l'unico al mondo ad averlo! È mondiale! È vero, è tuo questo! E ne pagherai le conseguenze prima o poi, ragazzi, lo so! Gravi conseguenze! Allora, quando facciamo, lo facciamo come singolo, facciamo 45 giri come negli anni 60 e scriviamo su Lanciato da Radio Sherwood, DJ Francesco. Dalla finestra! Dalla finestra, esatto! Facciamo la foto a te che lo lancio! Con la vignetta, cos'è sta merda? Cos'è sta merda? Cos'è sta merda? Oddio, bellissimo. Adesso facciamo, lasciamo un po' di contatti, che dici? Lasciamo un po' di indirizzi. Certo, tutto quello che vuoi. Così clink. Vi date la visita. Tenete conto che non potete fare un pezzo adesso. Eh no, infatti. No, vabbè. Tranquillo, cominciamo a smontare. Comincio a smontare anch'io, va. Poi dopo video citofono e comincio a smontare. Non passo, non ci può essere niente. Io sono a posto, ragazzi, ho già smontato, vedi. Sei sicuro? Ma era tu già sicuro che siamo. Dai, che è stato giù piccolo sotto. Potrebbe. Che adesso? Ma adesso regge. Che cosa, ragazzi? Direi una finta, ci vediamo un coffee, poi si partire. Sì, sì. Tanto ci ho messo 40 minuti di qua. Un'ora. Sì, sì, un'ora c'è andata. Sudata pazzesca, come una capra. Che entusiasmo. Non so se sentite. No, no. C'è una che sta facendo uno spot con un entusiasmo pazzesco. Ah! Ricordati di cercare il culo. Senti, perché abbiamo inculato la... Ho inculato la cuffia. Attenti a voi, eh! Ma nonostante l'età è abbastanza giovanile. Ah, come musicista? Ah, scusa. Lasciamo perdere. No, sì, infatti. Nonostante l'età è abbastanza giovanile. Dai. Sì, no, è un... È un canon per me è stata una scoperta. Poi io sono arrivato qui al nord, diciamo, a grandi linee, neanche 2 anni, e l'ho conosciuto. All'inizio non ci siamo neanche cagati, nel senso non sapevamo che suonavamo né uno né l'altro, poi... Ci stavamo anche un po' sul cazzo. Ci stavamo anche un po' sul cazzo, diciamo le cose. Poi invece è nato come adesso, l'amore, proprio amore, perché insomma ho ascoltato i suoi brani, mi sono piaciuti subito dal primo ascolto, e non succede spesso, insomma. Quindi quando lui poi mi ha chiesto di unirmi, sono stato felicissimo di aggregarmi a questa bella orchestrina. Bravo, bravo. No, io ho conosciuto Dario fin dai tempi dell'effetto Doppler e per me, poi ho ascoltato i dischi dei Criptastesie e per me era un mito già quando l'ho conosciuto. Quando mi ha chiesto di suonare come lui, io che sono un bassista da strapazzo, ho detto
Ciumbia! Non capisce veramente niente di... Ma quest'uomo è veramente bollito! Io mi sono chiesto, perché, ho detto, beh, oh, se va bene a lui, io ci sto. E poi era suonare con dei musicisti del calibro di Lorenzo Conti e Lorenzo Tarantino, e per me è proprio un onore, quindi sono che spioninato, ragazzi. Ecco Dario, quindi hai trovato dei musicisti ideali? Sì, adesso gli lascio il primo autogrill. Bene, allora, quando esce il disco con... Guarda, sai che abbiamo vinto un festival qualche mese fa e in palio c'erano delle ore di registrazione in uno studio, Lecco. Quindi... In uno studio che non esiste, abbiamo scoperto che non esiste. Continuano a cambiarlo, ogni mese ci dicono guarda che la registrazione è spostata là e... Comunque prima o poi le sfrutteremo queste ore. Spero quanto più.